Minox sta orientando il suo mercato soprattutto sui gadget, in particolare sulle spy camera e sulle riproduzioni in miniatura di celeberrimi modelli. Per chi vuole giocare a fare l'agente segreto, la gamma è molto ampia. Digital Spy Camera è proprio il nome del modello di punta, un piccolo dispositivo lungo meno di 9 cm, dotato di mirino galileiano, flash e sensore da 3,2 milioni di pixel, che fornisce immagini interpolate a 5 megapixel. Non è dotata di display, ma quest'ultimo, di 1,5 pollici di diagonale, è incluso nella confezione e può essere agganciato nell'apposito slot di fianco alla fotocamera, fornendo anche un flash aggiuntivo. La memorizzazione delle immagini avviene nella memoria interna di 128 MB, oppure su schede di memoria SD fino a 16 GB. La piccola ottica fissa ha apertura di diaframma pari a F3 e focale equivalente di 42 mm. La fotocamera offre anche la possibilità di registrare filmati in formato AVI a 320x240 pixel di risoluzione. Minox ha ulteriormente miniaturizzato le sue fotocamere, andandole a inserire anche all'interno di una cintura, la Minox Digital Bell Camera, che permette di registrare filmati in formato 3GP a 176x144 pixel di risoluzione, a 15 frame al secondo. Dotata di slot microSD, nella parte inferiore offre alcuni tasti per il controllo della ripresa. Nessun dispositivo di riproduzione è incluso nella cintura, per ovvie ragioni di spazio. Un concetto simile sta alla base dei nuovi Minox Digital Sunglasses Camera, che integrano fotocamera e lettore MP3. Lo scatto delle fotografie in questo caso avviene tramite un piccolo telecomando, trasportabile in tasca e azionabile senza farsi notare. Gli occhiali hanno lenti intercambiabili per poterli adattare alle diverse condizioni della luce o alla capacità visiva dell'utente. Non sono invece dotati di fotocamera gli occhiali Minox Spy Sunglasses, che puntano invece sul rivestimento interno a specchio per permettere la visione di tutto ciò che sta alle nostre spalle. Non poteva mancare anche la Minox Digital Pen Camera, penna sfera che integra nel corpo una micro videocamera, un microfono, un connettore USB e una memoria da 1 giga. Questa penna è in grado di registrare, grazie all'obiettivo posto nella parte superiore, filmati a 352x288 pixel di risoluzione. Dedicata invece a chi vuole farsi notare la riproduzione in miniatura e color oro della Leica M3. Si tratta di un giocattolino con mirino galileiano, niente telemetro, e un sensore da 5 megapixel.